Io oggi sono qui un po' per raccontarvi uno studio parallelo effettuato che è nato un po' dalla nostra curiosità come elettrochimiche, che ci ha spinto a pensare di applicare le tecniche elettrochimiche a questa interessante matrice. Fortunatamente per noi, l'olio extravergine di oliva, come già, detto negli interventi precedenti, contiene, molte, specie chimiche che possono essere determinate mediante voltammetria perché sono dotate, diciamo, danno una reazione redox, ovvero possono ossidarsi o ridursi all'interno delle nostre cette voltammetriche. Io parlo di voltammetria, forse alcuni, come dire, non sono tanto avvezzi a questa tecnica, allora semplicemente dico che la voltammetria prevede l'utilizzo di una cella elettrolitica in cui normalmente l'analita è in soluzione, capirete perché ho detto normalmente, e in cui sono inseriti tre elettrodi all'interno dei quali viene fatta, diciamo, si impone una differenza di potenziale tra l'elettrodo di lavoro e l'elettrodo di riferimento, avviene la riduzione o l'ossidazione delle specie di interesse. E si ottengono picchi di corrente proporzionali alla concentrazione di sostanza che si è ossidata o ridotta. Il cuore della nostra cella è l'elettrodo di lavoro, ce ne sono diversi, e quello di cui oggi vi parlo è l'elettrodo a pasta di carbone. Questo è un elettrodo molto interessante perché è un elettrodo fatto in casa, non commerciale, ottenuto miscelando manualmente una certa quantità di polvere di grafite e olio di paraffina commerciale. Si ottiene una pasta che, tanto per, come dire, spiegarmi, ha la consistenza di un dentifricio, con cui viene riempito un tubo di plastica. Noi normalmente utilizziamo questi puntali a siringa perché, grazie al fatto di avere il pistone, possono essere meglio impaccati e si può estrudere anche la superficie in modo da poter lavorare con una superficie rinnovabile. In questa pasta viene poi messo un contatto elettrico e il gioco fatto, si ottiene un elettrodo di lavoro. Ci siamo chieste allora se effettivamente potessimo sostituire, vista un po' la similitudine, diciamo, della matrice, gli oli extravergini di oliva direttamente nel CPE al posto dell'olio di paraffina. E sono stati così ottenuti degli elettrodi a carbone, a pasta di carbone, modificati con lo stesso olio campione. Quindi è stata ottimizzata tutta la preparazione di questa pasta e il rapporto 1-1 è stato visto essere quello migliore. E poi sono stati ottenuti questi Evo CPE che hanno la caratteristica in questo caso di contenere campione stesso, di conseguenza anche gli analiti di interesse, cioè le specie di cui vogliamo studiare il comportamento. Allora abbiamo cominciato appunto con uno studio pilota su alcuni degli campioni forniti nel progetto, in particolare provenienti da Umbria, Liguria e poi da quelli stranieri. E abbiamo pensato anche di confrontare il profilo redox con quelli di oli provenienti, diciamo, da una diversa origine vegetale. Abbiamo quindi valutato se effettivamente si potesse ottenere un profilo redox tipico degli oli extravergini d'oliva e anche delle altre specie e li abbiamo confrontati. Di conseguenza sono state preparate appunto i nostri elettrodi di lavoro così modificati e sono stati sottoposti a delle scansioni di potenziale, ovvero è stato variato il potenziale in modalità di onde quadre, che è una tecnica di pulsi che permette una maggiore sensibilità della determinazione, sia in verso anodico, cioè con lo scopo di far ossidare le specie presenti all'interno dei nostri elettrodi, e sia in senso catodico, cioè con lo scopo di far ridurre le specie di interesse. Inoltre è stata anche valutata la possibilità di eseguire una voltammetria ciclica con gli oli di interesse in modalità lineare, quindi meno sensibile, ma questo permette di ottenere una scansione singola per ciascun elettrodo modificato.
L'elettrolite di supporto utilizzato è stato semplicemente dell'acido cloridrico diluito. Quello che si è ottenuto, ad esempio, utilizzando la scansione in onde quadre, sono stati i voltammogrammi riportati qui sulla slide, sia in verso anodico, in cui vediamo la presenza di quattro picchi di ossidazione, e sia in verso catodico, in cui vediamo le corrispondenti specie che si sono ridotte nella scansione verso potenziali più o meno positivi. E il fatto di avere questi picchi corrisponde al fatto che all'interno delle mie elettrodi di lavoro ci siano dei polifenoli e dei tocoferoli che danno dei segnali caratteristici. È anche molto interessante il fatto di vedere che i potenziali in andata e in ritorno sono gli stessi, segno di una certa reversibilità delle reazioni ossidoriduttive all'interno dei nostri campioni. Inoltre qui è riportata la voltammetria ciclica che, come si vede, ha segnali più bassi perché, come vi dicevo, è una tecnica scansione lineare che permette, diciamo, una minore sensibilità della metodica. Questa no, è invece il potenziale, i voltammogrammi ottenuti con gli altri oli di diversa origine vegetale, in cui è chiaro, evidente, la differenza di profilo ossidoriduttivo che si ha. Infatti gli altri oli hanno una minore componente in polifenoli e in tocoferoli, e in particolare ho, diciamo, fatto l'esempio dell'olio di mandorla e dell'olio di sesamo, che sono stati quelli che hanno, come dire, dimostrato la minore concentrazione di queste sostanze. Quali applicazioni abbiamo pensato relativamente all'utilizzo di questi elettrodi? Ad esempio, ci siamo chiesti se fosse possibile valutare la freschezza, chiamiamola così, di un olio extravergine di oliva. Qui nella slide sono riportati tre voltammogrammi che corrispondono alla preparazione, diciamo, la risposta di un elettrodo di lavoro modificato con un evo fresco. Invece l'analisi è stata ripetuta su aliquote di evo dopo un mese e dopo due mesi, conservando l'olio proprio male, cioè nel senso nelle peggiori condizioni, e cioè mantenendo il boccettino aperto, sotto luce solare e a caldo, così almeno ci siamo messi nelle peggiori condizioni. E abbiamo visto comunque che, appunto, dal segnale azzurro a quello blu scuro vi è proprio un abbassamento, il profilo si mantiene, però c'è proprio un abbassamento nella valutazione, nella determinazione delle sostanze polifenoliche. Un'altra possibile applicazione è quella della valutazione di possibili, diciamo, contraffazioni, ovvero di valutare se un olio evo è stato ad esempio tagliato con un olio a minore pregio commerciale. Ad esempio, abbiamo preparato un olio volutamente miscelato con un 20% di olio di semi di girasole, ed effettivamente anche qui si può vedere come un 20% di un altro olio causi una drastica diminuzione, diciamo, e un drastico cambiamento nel profilo dell'olio di origine. Tutte le correnti che sono state campionate durante le scansioni di potenziale sono state trattate mediante metodo chemiometrico. I metodi chemiometrici permettono di valutare possibili similitudini tra i campioni. Qui vi ho risparmiato, come dire, il grafico delle variabili, perché le correnti campionate sono tantissime, quindi non si sarebbe più capito nulla, però ci siamo, come dire, stupiti del fatto che le regioni si sono ben separate.
Come diceva la professoressa Fanali prima, diciamo che non ci illudiamo, infatti qui ho detto separazione per provenienza, ma solo per alcune regioni, nel senso che qui forse siamo stati fortunati, ma anch'io penso, come Chiara che mi ha preceduto, del fatto che sono talmente tante le variabili che difficilmente si possono, come dire, si può sperare in una così bella separazione tra le regioni. Però, come dire, questo è quello che per ora abbiamo ottenuto. Invece, molto netta risulta essere la separazione tra il profilo degli oli extravergini di oliva rispetto a quello di tutti gli altri oli provenienti da diverse origini, diciamo, vegetali. Qui si vede nettamente l'occupazione dei campioni di Evo in una zona particolare del grafico e ben separati da tutti gli altri che tra di loro anche come dire, hanno un'ottima separazione. Di conseguenza, noi, come dire, il nostro studio, come dire, questo studio pilota che abbiamo fatto su alcuni campioni, ci fa ben sperare su una possibile applicazione di questi elettrodi, diciamo da noi sviluppati, modificati direttamente con l'olio, sulla possibilità di monitorare, per esempio, la buona conservazione degli oli extravergini d'oliva nel tempo. Inoltre si potrebbe valutare anche quello di monitorare eventuali contraffazioni con questo sistema. Sicuramente risulta un metodo molto green, nel senso che tutto ottenuto con semplice olio miscelato con grafite. Speriamo che possa anche essere utile per aumentare i controlli, magari durante la filiera, appunto valutare i cambiamenti, eventuali cambiamenti in corso d'opera lungo tutta la vita dall'oliva al prodotto finale. E sicuramente abbiamo intenzione di estendere, anzi lo stiamo già facendo, lo studio a Evo di altre regioni e di valutare magari anche la stabilità nel tempo o in seguito per esempio alla cottura di oli aventi diversa origine.